Ciao a tutti, oggi andrò a mostrarvi come realizzare il paneer. Cos'è il paneer? È il tipico formaggio indiano. Io l'ho già realizzato e adesso andrò a mostrarvi come potete farlo anche voi in casa, è molto semplice. Infatti vi serviranno solo due ingredienti. Andiamo a vedere quali. Utilizzeremo 2 litri di latte intero, che io ho già posizionato in una pentola. E il succo di mezzo limone. Bene, procediamo nella realizzazione del formaggio. Posizioniamo la padella sul gas e accendiamo il fuoco. Mentre il nostro latte si scalda, possiamo andare a spremere il mezzo limone. Quando il latte sarà caldo e inizierà a salire, allora spegniamo la fiamma e andiamo a versare dentro il succo di limone. Inizia a fare la schiuma. Ecco, vedete, sta salendo, quindi spegniamo la fiamma e andiamo a aggiungere, diamo una girata e andiamo a aggiungere i 2 cucchiai di limone. Ne aggiungo ancora uno. Bene, ho messo praticamente tutto in mezzo al limone. Sono venuti 4 cucchiai e mezzo di succo. Adesso aspettiamo alcuni minuti per permettere al latte di quagliare. Come potete vedere, dopo 5 minuti il nostro latte è cagliato perché si vede il formaggio e il siero. Ora andremo a filtrarlo utilizzando uno strofinaccio da cucina. Il siero, se volete, potete recuperarlo e una volta raffreddato utilizzarlo per bagnare le piante, sia da giardino che da interno, quelle di casa. Sicuramente ne saranno contente, visto che è un ottimo concime. Bene, allora andiamo a filtrare il tutto. Bene, se vogliamo quindi recuperare il siero, mettiamo un recipiente, altrimenti no. Quello che ci servirà è un colapasta. Io utilizzerò il mio solito colapasta che utilizzo per la birra. E all'interno vi mettiamo uno strofinaccio. Bene, adesso andiamo a versare il tutto. Solleviamo lo scolapasta e lasciamo cadere il nostro siero nel contenitore. Naturalmente non è necessario raccoglierlo tutto, quando abbiamo recuperato 1 litro, 1,5 litri, poi possiamo andarlo a allungare con l'acqua per concimare. Bene, torniamo al nostro formaggio. Io rimuovo il contenitore da sotto. Questo è il siero che abbiamo ottenuto. Bene, adesso aspettiamo un attimo che il siero all'interno filtri. Se volete potete muoverlo un po'. E appena si sarà leggermente intiepidito, andremo a strizzarlo e poi a metterlo sotto un peso in maniera tale da pressarlo fino a quando poi non si sarà raffreddato. Tra 5 minuti andiamo a effettuare questa operazione. Non fatela subito perché altrimenti vi bruciate. Bene, trascorsi 5 minuti andiamo a strizzare il nostro formaggio. Vedete che esce ancora tanto siero. Bene, adesso o lo posizionate in un piatto e gli posizionate un peso sopra, oppure prendete una formina della ricotta. Quando mangiate la ricotta, mi raccomando, tenetevene almeno una. Vi mettete dentro il formaggio, lo pressate leggermente e aspettate che raffreddandosi diventi sodo.
Altrimenti, se lo volete più casalingo, basterà appoggiarvi sopra un peso e aspettare una mezz'oretta. Io lo faccio nella maniera casalinga. Quindi adesso vi appoggerò sopra un peso, una bottiglia d'acqua, un tagliere, una pentola, qualcosa di pesante. E poi ci rivediamo tra mezz'ora. Io ho fatto così. Ho mollato un po', sennò poi il nodo diventa troppo grosso, gli appoggiamo sopra un piatto piano e lo schiacciamo. In questa maniera prende la forma. E adesso sopra possiamo appoggiargli qualsiasi cosa, tanto non si sporcherà. Bene, come dicevo già prima, ci vediamo tra mezz'ora. Bene, dopo un'oretta, perché alla fine non ho fatto in tempo mezz'ora fa a fare il video. Quindi dopo un'oretta andiamo a controllare il nostro formaggio che si sarà solidificato. L'ho rotto. Bene, quindi adesso lo posiziono in un piatto. Bene, abbiamo così realizzato il nostro formaggio. Ora, come al solito, ne taglierò un pezzo e andrò a assaggiarlo per voi. Vedete, all'interno è asciutto e abbastanza compatto. Bene, assaggiamolo. Buono, è bello morbido, molto cremoso, si sente proprio il gusto del latte. Naturalmente questo è ideale per realizzare il cheese naan, cioè il pane indiano con il formaggio dentro. Quindi questa sarà sicuramente una delle prossime ricette che andrò a postare sul canale. Bene, io mi mangio ancora un pezzettino di formaggio, vi saluto tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!